No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better... Bentornati in un nuovo episodio di Classics, la rubrica che ogni tanto sparisce, ogni tanto torna in base ai pezzi che riesco a recuperare. E per chi fosse nuovo del canale, la rubrica in cui porto delle hot toys generalmente, o comunque delle figure del passato di 3, 4, 5, 10 anni fa, e faccio comunque un unboxing e una recensione sul canale per mostrarvele. La rubrica oggi è tornata grazie all'amico e iscritto al canale Alberto, che ringrazio, grazie Albe, che mi ha mandato questo pezzo incredibile, Spider-Man Advanced Suit, la 1.0, quindi la prima versione tratta dal videogioco Marvel Spider-Man per PlayStation 4. Mi ha mandato non solo questa, ma anche Miles Morales, sempre tratta dal videogioco, che arriverà in un prossimo episodio di Classics. Quindi grazie ancora Alberto, grazie davvero, e cominciamo subito ragazzi con l'unboxing. Scatola molto minimal rispetto a quello che siamo abituati a vedere nel 2024 per questo Spider-Man Advanced Suit. Tra l'altro stiamo parlando di una doll del 2019, quindi qualche annetto ce l'ha, con un doppio sfondo rosso e blu, i colori tipici di Spider-Man, con scritte in bianco a richiamare il simbolo del ragno in bianco e qualche altro dettaglio tipico di questa particolare suit. Qui ovviamente sulla parte destra, come vedete, l'immagine di Spider-Man su una superficie liscia molto riflettente per la luce, quindi ragazzi come al solito vi chiedo scusa se ho dovuto spegnere la luce, ma sarebbe stata inguardabile per voi che vedete il video. Nella parte bassa troviamo il logo di Hot Toys, il logo di Videogame Masterpiece, perché vi ricordo che si tratta del Videogame Masterpiece 031 di Hot Toys, e questa immagine del front va a prolungarsi anche sul lato, dove vediamo su sfondo blu questo effetto particolare di tagli di varie forme geometriche, varie immagini di Spider-Man. Non so se siano tratte dal videogioco sinceramente, ma sono davvero delle bellissime immagini, oltre alla continuazione, come vedete, dell'immagine di Spider-Man che troviamo sul fronte. Poi nella parte retrostante il box troviamo il logo di Spider-Man in alto e poi i soliti warning e raccomandazioni, appunto, e crediti, e sull'altro lato del box invece il colore rosso con le varie scritte e di nuovo il logo di Spider-Man. L'apertura di questo box è magnetica, questa cosa già mi piace tantissimo, e qui troviamo sulla parte sinistra, come abbiamo visto anche in altre Hot Toys, il cast, cioè tutti gli artisti che hanno lavorato su questa particolare doll, e poi questa sorta di effetto che credo si applichi alla base, ma la vedremo fra poco. Qui sulla destra invece il blister con all'interno lo Spider-Man Advanced Suit e tutti i relativi accessori, che adesso tiriamo fuori dalla scatola ragazzi e vediamo insieme. Guardate che abbondanza di accessori questo Spider-Man Advanced Suit, spero che l'abbondanza vada di pari passo con la qualità. Cercherò di andare abbastanza veloce, cominciando con il backdrop. Lo sfondo, che come vedete ho lasciato nella sua confezione originale, è fatto in cartone rigido ed è provvisto di supporti che vanno montati ai lati dello sfondo stesso per lasciarlo in piedi. Non ha una altissima risoluzione, come vedete un'immagine di New York, è un po' sfocata, ma credo che sia fatto apposta per mettere in risalto lo Spider-Man, qualora decidessimo di mettere in collezione, in esposizione, questo sfondo. Un'ottima aggiunta, un qualcosa appunto in più che male sinceramente non fa. Così come questo, che dovrebbe ragazzi essere un adesivo trasparente, in questo materiale lucido trasparente che riflette la luce, come vedete,
con il pattern della ragnatela. Credo che questo si stacchi per poi essere applicato o allo sfondo oppure dove preferiamo, insomma. Altro effetto per il nostro Spider-Man è quello che ritroviamo nel videogioco quando si attivano i sensi di ragno. C'è una sorta di meccanismo, se così lo vogliamo chiamare, è ovviamente in plastica flessibile, ha questa sezione che va incastrata sulla testa di Spidey. Per intenderci, andremo a rimuovere la testa, abbassiamo questo, poi infiliamo il peg in questo foro. Quando andiamo a rimettere la testa, più o meno l'effetto dovrebbe essere questo qui. Anche questo, una chicca non fondamentale, ma comunque un'aggiunta in più che valorizza ancora di più questa doll. Cominciamo con la basetta invece, che come vedete ha una superficie riflettente per la luce. Io vi chiedo scusa, magari cerco di inclinarla un po'. Classica basetta esagonale per le doll Marvel di Hot Toys, logo di Spider-Man, di Marvel Spider-Man del gioco per PlayStation 4 nella parte bassa, e il logo invece del ragno di Spider-Man bianco su sfondo rosso, con alcune parti di bianco e blu su alcuni dei lati dell'esagono. Il pattern, come sentite, è liscio e vi sono vari, una sorta di struttura ad esagoni a nido d'ape che ricoprono tutta la superficie dello sfondo rosso. Comunque, molto carina a livello sia di colore che di pattern, insomma, di struttura. Poi non vedo il nome di Spider-Man su nessuno dei lati, quindi c'è solo il logo del videogioco e niente più. Ovviamente ad accompagnare la vasetta abbiamo il classico stick flessibile, ovviamente nero, con la claw, il morsetto che serve per tenerlo, che io ricordo sempre di evitare come la peste. Poi andiamo avanti con gli occhi magnetici, questi che abbiamo già visto in tantissimi altri Spider-Man di Hot Toys, hanno il magnete, quindi è possibile rimuovere quelli presenti sulla doll per dare espressioni differenti a Spider-Man. Solite ragnatele trasparenti, sì, sono trasparenti, che possono essere applicati ai lanciaragnateli che vedremo fra poco, semplicemente andando ad applicare questa parte al lanciaragnatele, così come si può applicare anche la parte terminale in questo modo per creare questo effetto. Soliti, ragazzi, accessori per gli Spider-Man che abbiamo visto tantissime altre volte. Poi abbiamo invece quello che di nuovo è il drone ragno, che secondo me è bellissimo. È anche abbastanza grande, ragazzi, non so se è in una scala giusta, sinceramente. È grande, ha una superficie rossa, anche questo liscia, con qualche dettaglio in rilievo nero, come il pattern delle ragnatele e gli occhi del ragnetto. Poi ci sono queste parti delle zampe che sono argentate, sono metallizzate, e la particolarità è che la parte terminale delle zampe è articolata, quindi se vogliamo dargli per esempio un senso di movimento, possiamo farlo. Quindi anche qui massima cura per quanto riguarda Toys. Poi abbiamo una sorta di una sfilza di accessori, tra cui le granate. Granite, queste dovrebbero essere, se non ricordo male nel videogioco, le granate che esplodendo facevano le ragnatele, creavano le ragnatele. Questa è una sorta di pennetto USB, sinceramente non ricordo, ragazzi, che aggeggio sia. E poi qui abbiamo le mine, quelle che si vanno poi, una volta lanciate, si andavano ad ancorare al bersaglio per poi esplodere. Anche queste realizzate piuttosto bene, superficie rossa e nera invece per quanto riguarda la base, nulla di particolare da dire. Poi abbiamo il telefono cellulare che tra l'altro si appanna lo schermo anche a toccarlo come i veri telefoni, non è acceso, quindi come abbiamo visto in altri cellulari in dotazione agli Spider-Man di Hot Toys. Comunque anche qui ottimo lavoro, è sempre in scala, molto ben fatto. Poi abbiamo anche questi che sono, credo, dei dischi che lanciava Spider-Man per attivare i nemici o per fare rumore, non ricordo, ragazzi, sinceramente, ma comunque anche questi sono molto ben realizzati, con una base metallizzata e la superficie invece che riporta il viso di Spider-Man con le lenti blu.
anche questi molto molto carini. Non so quanta di questa roba utilizzerò sinceramente, probabilmente rimarrà tutto nella scatola. Poi abbiamo altri 4 lanciaragnatele che sembrano uguali ma invece hanno la particolarità di essere differenti, perché qui possiamo andare a mettere la ragnatela, cosa che possiamo fare anche da questa parte, ma qui c'è una sorta di munizionamento, di gatling, non saprei sinceramente come definirlo. Comunque sono leggermente diversi sia questi, appunto ne ho presi, ovviamente sono a coppie, ne ho presi 2 differenti, anche gli altri 2 ovviamente sono diversi. Poi ragazzi, ultima cosa, le mani. Come sempre abbiamo diversi tipi di mani per gli Spider-Man. La colorazione e la verniciatura è impeccabile, abbiamo questo bianco che è di superficie liscia, riflettente, che ha un pattern, non so se voi riuscite a vederlo, probabilmente no, è leggermente puntinato. Davvero bello l'effetto, così come quello sulle nocche. Ovviamente il bianco si alterna al classico rosso, un rosso molto acceso di Spider-Man, con i dettagli delle ragnatele che invece sono neri. Effetto visivo veramente ottimo. Abbiamo quindi classica posa, mani aperte, pugni serrati, sulla doll ci sono le mani diciamo a palmo quasi chiuso, cioè semi aperto, scusate, il contrario, quindi mani leggermente più rilassate. Poi abbiamo delle mani che servono per afferrare le ragnatele, come in questo caso, o vari accessori invece come questo, come ad esempio il telefono cellulare. Anche questa serve per, con 3 dita, per afferrare alcuni degli accessori, quelli un po' più piccolini, come ad esempio le mine o il pupazzetto, che vediamo fra pochissimo perché è la cosa che mi piace di più. E poi il segno di vittoria per la mano destra, per delle pose un po' più simpatiche. Appunto, ho lasciato per ultimo la bambolina perché secondo me è bellissima, era un peluche, questo una bambola, credo che fosse un peluche, molto molto carino, molto bellino, realizzato davvero bene, con una verniciatura impeccabile, nessuna sbavatura, e la testa è un po' più grande, molto caricaturale, molto carino. Non credo che esporrei questa bambolina con il mio Spider-Man Advanced Suit in collezione, però è una chicca che valeva la pena vedere. Veniamo finalmente alla doll, ragazzi, al nostro Spider-Man in Advanced Suit, che è una delle mie preferite. È davvero bellissimo l'impatto estetico che ha questa tuta di Spider-Man. Un contrasto di colori che vanno dal rosso classico al blu al bianco, che è messo bene in evidenza sia nel ragno che troviamo sul petto, sia su quello della schiena, sia ovviamente su avambracci e guanti. Il bianco tra l'altro ha un pattern, come dicevo, nella sezione accessori particolare, leggermente puntinato con una texture particolare che troviamo appunto qui sui guanti, anche sulla parte dell'avambraccio e sul logo di Spider-Man, logo che è ovviamente in rilievo. Il materiale è il solito materiale delle suit di Spider-Man, quindi quella sorta di gomma, pseudo gomma, che va ad arricchire la muscolatura di Spider-Man su una struttura invece ovviamente in plastica del body sottostante. Quindi la muscolatura che vediamo è morbida perché diciamo che è data dalla suit. Lo vediamo per esempio anche, che ne so, alzando la spalla, alzando il braccio di un tot, si viene a creare proprio questa bombatura per esempio sulla spalla. Ho visto un piccolo difetto, forse un eccesso di materiale in questa zona, ma non so se è una cosa voluta, qui anche, però c'è leggermente di meno l'effetto, ma non è un difetto ragazzi, è una pignoleria mia. Per quanto riguarda il painting, i colori sono sempre molto accesi e matchano molto con quelli della testa, che ovviamente è scolpita ragazzi, quindi è plastica, e non c'è nessuna sbavatura, ovviamente è tutto davvero reso perfettamente. C'è questa parte delle gambe che è molto lungilinea, le proporzioni sono rispettate almeno per quanto riguarda lo Spider-Man del videogioco. Dopo infatti faremo un piccolo confronto con l'original suit sempre di Spider-Man tratto dal gioco per PlayStation 4 da Marvel Spider-Man. E ragazzi, io veramente non ho molto altro da dire. Se vogliamo trovare un difetto, qui, siccome c'è l'articolazione della punta del piede, quando andiamo a chiuderla, diciamo che
non corrisponde perfettamente questa piccolissima sezione del piede. Qui invece sembra che le cose vadano leggermente meglio, ma comunque, ragazzi, è un ricercare davvero un pelo, il pelo nell'uovo. Sapete che io tendo a essere sempre molto obiettivo in queste cose, ma comunque, ragazzi, siamo davanti, secondo me, a un vero e proprio capolavoro. È bellissimo la resa sia delle proporzioni che del materiale. Ci sarà ovviamente sempre il solito problema del posing che farà sì che non potrà essere lasciato per troppo tempo in una determinata posa, quindi le solite accortezze, come vi dico sempre. Qui per esempio c'è una leggera piega per un eccesso di materiale, qui bisognerà un attimino aggiustarlo, ammorbidirlo un pochino. Stiamo parlando comunque, ragazzi, pur sempre, ricordatelo, di una doll del 2019. Vediamo un attimino le articolazioni. La testa ovviamente è libera di ruotare in tutte le direzioni, di piegarsi verso il basso e verso l'alto. C'è solo un peg a sfera che quindi collega la testa al resto del collo. C'è un leggero gap in questo caso, ma ragazzi, veramente sottigliezze. Poi andiamo a vedere invece l'articolazione della spalla, ovviamente c'è la butterfly, può andare sopra i 90 gradi, anche di parecchio, come vedete lateralmente, salire sopra i 180 anche all'indietro e il bicipite può essere ruotato. Doppia articolazione ovviamente al gomito, normale articolazione al polso, adesso è un po' duretta perché ovviamente la doll è nuova. E invece per il busto c'è sempre la solita rotazione, il piegamento laterale, avanti ed indietro con tutta tranquillità. Parliamo pur sempre, ragazzi, di uno Spider-Man. Per le gambe possiamo andare parecchio sopra anche i 90 gradi, io 180 gradi, scusate, io non ho voglia di strecciarla troppo, anche indietro senza problemi, ma ovviamente non a 180 gradi. Doppia articolazione al ginocchio che permette di superare i 90, come vedete c'è anche la muscolatura che si intravede, anche questo è un dettaglio che mi piace parecchio, comunque che abbiamo già visto, ragazzi. E articolazione anche della caviglia, come abbiamo visto in precedenza, anche della punta del piede. Adesso andiamo a vedere un paio di confronti con gli altri Spider-Man in collezione e poi andiamo per le conclusioni finali. Eccoci al solito confronto con qualcuno degli Spider-Man che ho in collezione. Ovviamente ancora Spider-Man non è posato, l'Advanced Suit, ma come vedete qui c'è il confronto con l'Original Suit e sono molto simili, sia come proporzioni che come forma della testa e quant'altro. Differente invece per esempio con il Friendly Neighborhood che vedete lì sul vetro che è un po' più piccolino. Per il resto comunque per quanto riguarda la linea ispirata al videogioco siamo sulle stesse proporzioni. Comunque, come vedete, un bellissimo pezzo, una bellissima aggiunta alla collezione, ragazzi. Ed eccoci di nuovo qui ragazzi per tirare le somme su questo Spider-Man Advanced Suit e per concludere il video. Che dire, avete visto, lo vedete anche adesso, è bellissimo, io sono un po' di parte, sapete che sono un amante di Spider-Man e in particolar modo delle Hot Toys o comunque delle figure, delle doll relative a Spider-Man e davanti a cotanta bellezza non posso che inchinarmi, quindi a me piace, piace tantissimo, mi piace questa versione tratta dal videogioco e era da tanto che cercavo l'Advanced Suit 2.0 che è arrivata successivamente, Hot Toys l'ha rilasciata praticamente forse un annetto fa, ma in edizione limitata, così come quella di Miles Morales, sempre 2.0, anch'essa in edizione limitata, quindi non sono riuscito a recuperarle. E ringrazio ancora, ancora Alberto, grazie mille per avermi mandato sia questa che è la 1.0, ma va bene lo stesso, sia Miles Morales. Secondo me, infatti, non ha nulla da invidiare alla 2.0, è una doll bellissima che ancora oggi, dal 2019 appunto, che è stata rilasciata, ancora oggi, a distanza di 5 anni, come vedete, è invecchiata benissimo. Un sacco di accessori, colorazione meravigliosa. È
pur sempre uno Spider-Man, quindi già lì guadagna punti in partenza. E quindi ragazzi, che dire, sono veramente pienamente soddisfatto di questa doll. Non vedo l'ora di metterla in collezione insieme agli altri Spider-Man. E niente, non mi rimane che ringraziare ancora Alberto per questo fantastico regalo. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo appuntamento sul canale, come sempre, qui su Paperarca Collectibles. Il prossimo appuntamento probabilmente non sarà un episodio di Classics, farò passare un pochino di tempo fra uno e l'altro, ma sarà un normale unboxing. Adesso vedrò. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, a presto.